Io trovo appropriato il verbo costretto, ma non costretto nel senso che il nostro lavoro bisogna saper individuare i soggetti, ma anche avere quella disponibilità, questa apertura a capire se c'è un soggetto, un testo, un'opera, in qualche modo su cui si può aggiungere, si può mettere delle immagini o dei sentimenti o delle situazioni o dei contrasti o dei conflitti che ti riguardano personalmente, ecco. E questo è stato Enrico IV. Un testo che però io ho sempre amato e mi sono sempre domandato, Enzo se lo ricorderà, come farne un film. Questo era già accaduto in passato, però mi sembravano risultati. Io invece ho pensato proprio di spingermi più nel linguaggio cinematografico e quindi forzare più in questo senso. Tra l'altro, dopo mi sono detto che avrei potuto andare anche più avanti in questo senso, cioè rinunciare ancora di più al testo letterario, sublime, teatrale di Pirandello. Va bene. Anche perché naturalmente il film è liberamente ispirato, liberamente tratto, come fanno poi tutti i grandi registi, no? Che non si limitano a fare un'illustrazione di un testo teatrale, un romanzo, una novella, un racconto. Sì, è stato praticamente il testo è di Pirandello, ma una serie di asprezze sono state proprio anche parole in disuso, sono state modificate. Mi ricordo celestrino, queste parole che usa Pirandello, oppure sono state aggiunte alcune battute così, ma che non hanno un peso. Per esempio, duce, pagami la luce, pagami il caffè. Naturalmente non è stato scritto da Pirandello questo, ma era non dimentichiamo che il film è stato portato al presente ed era, mi pare, una battuta un po' di disfattismo post bellico che mi penso che io da bambino l'ho sentito. Dopo la guerra c'era proprio una dimensione disfattista per la sconfitta. Duce, pagami la luce, pagami il caffè. Una sciocchezza, ecco, per dire